Io volevo aggiungere che sono molto più moderato di loro. Il problema è che non mi credono. A non preoccuparti che Beppone c'è sempre un don Camillo. No, volevo dire che ovviamente sono portatore di un momento di rottura, perché probabilmente non si aspettavano nemmeno che questi amici riuscissero ad interpretare la contrapposizione con l'amministrazione uscente con una candidatura, diciamo, assolutamente non in linea con le aspettative che promana dalla candidatura del Silvano del Pomer, cioè dalla riconferma della candidatura. Bisogna tenere conto che uno dei primi ragionamenti fatti ovviamente da chi ha esperienza in materia, Carmelo Zini, ha subito osservato, ma insomma, se si intende cambiare è evidente che questa candidatura faccia frattura. Ma sì, attenzione, perché correte il rischio, Masadini e Cavalesani, se votate per le liste di Verponer, di trovarvi come vice sindaco il signor Claudio De Vai di Ferrana. Non solo perché è già successo, ma perché a forza di perdere quegli elementi capaci di integrare il vecchio sistema amministrativo, ne rimangono sempre di meno ed evidentemente ci sarà sempre più bisogno di quelli che restano. Quindi non è utilizzare un'ipotesi peraltro non felice per denigrare l'avversario. L'avversario è quello che è, resta quello che è. Spiace rilevare che non sia particolarmente leale, perché la bagarre organizzata al Palacongressi, quando si sono presentati i tre candidati sindaci, a forza di bue, di applausi, come dire, disorientanti invece che orientanti, è stata un esempio veramente poco costruttivo di rapporto democratico. Anche l'altra sera si è ripetuto nei confronti di Bruna Dalpalù, attacco sgradevole e volgare, rissa scomposta, personalismi che non hanno nessun significato e che non porteranno nessun bene all'amministrazione. E c'è solo da da considerare che non appartiene alla civiltà di un comune come il nostro, di un paese come il nostro. Noi abbiamo bisogno di raccogliere le forze, non di frantumarle. Io non so come Mauro Gilmozzi potrà prendere un'eventuale mia elezione. Certamente, poiché l'ho fatto diventare sindaco io agli inizi della sua carriera nel 1990, non credo che potrà particolarmente osteggiarmi, al di là del fatto che il panorama complessivo non è che sia tra i più felici. Io onestamente non so quanto Mauro Gilmozzi riuscirà a resistere come assessore provinciale, perché avete letto tutti i giornali e sapete benissimo che quello che sta succedendo a Roma, l'epoca delle grandi scissioni, l'epoca dei rivoltamenti complessivi dei quadri politici, si sta pian piano trasferendo anche a livello locale. Nella provincia di Trento, in regione, si sta assistendo ad una perdita di alleanza tra Volkspartei e PAT. In provincia pare che l'attuale assetto PD, UPT, PAC stia incominciando a sgretolarsi e si pensi a delle fusioni diverse. Tra le altre cose, personaggi politicamente importanti che hanno
la capacità di dire la loro, perché hanno un seguito, sono seguiti, sono rappresentativi di una realtà sociale, di una verità sociale, stanno facendo degli interventi di riunificazione che probabilmente escluderanno dal tavolo proprio quella componente nella quale Mauro Gilmozzi attualmente interpreta. Quindi il quadro non è per niente chiaro. Tra le altre cose, noi, sapete, siamo l'unico territorio nel Trentino nel quale neanche un comune si è fuso. Allora comprendete bene che a fronte della necessità di fare risparmio pubblico, che viene tanto sbandierato attraverso appunto il risparmio di spesa sull'ospedale, permettetemi qui di fare una piccola parentesi, ma non possono pensare che si sia tutti dementi, ignoranti al punto dal non pretendere che alle forme corrispondano delle sostanze, perché nessuno può pensare che realizzando un ospedale nuovo si arrivi alla soluzione del problema reintegrando i punti nascita, portando l'anestesia, portando un pronto soccorso completo, portando otorinolaringoiatria, portando le varie specialità che man mano stanno sparendo, la mammografia e così via. Basta dire spendiamo 33 milioni di euro per l'ospedale nuovo. Che cosa ci mettiamo dentro nell'ospedale nuovo? Questo è il problema. Perché una scatola vuota non serve a nessuno, tanto meno a quelli che ci credono. È ora di finirla con le forme. Parliamo di sostanza. Cerchiamo di capire quali sono i contenuti delle promesse. Perché per promettere. Ringrazio tutti quanti che hanno fatto in fretta, perché vi tengo qua fino a mezzanotte per promettere, non ho mica problemi, solo che ci si deve intendere, se vogliamo fare discorsi leali, certo, in politica la lealtà è diventata un optional da troppo tempo, però se vogliamo fare dei discorsi leali, cioè se ci guardiamo in faccia tra compaesani, se crediamo che l'ente pubblico di base, il comune, sia effettivamente lo strumento amministrativo per poter fare qualcosa che alla gente prema essere realizzato, dobbiamo metterci nella condizione di pretendere che i diritti vengano rispettati. E per pretendere che i diritti vengano rispettati bisogna usare la formuletta amministrativa che sta incominciando, ringrazio Fabio che l'ha messo in circolo, bisogna cominciare a impararla e trasmetterla. È facile da ricordare, sapere e fare, saper fare e far sapere. Sono quattro fasi, con due parole risolviamo tutto. Sapere vuol dire che bisogna preoccuparsi di studiarle le cose, intercettare le soluzioni più adatte, inseguire quelle più ragionevoli, quelle più economiche, quelle più produttive, quelle più condivise. Fare vuol dire mettere in pratica, perché per promettere potremo fare bellissimi studi ma rimarremo come siamo. Saper fare vuol dire un'altra cosa poi, controllare che l'esecuzione delle opere segua dei profili di accessibilità, di onestà e di velocità. Noi non possiamo più permetterci di pensare che il teatro va ricostruito, continuare a dirlo, far finta di dire che si è sanificato, non si è fatto un tubo di niente e rimaniamo senza cinema. Pensare che il paese deve andare avanti nella migliore delle maniere. Controllare quindi che le opere vengano fatte con la diligenza del buon padre di famiglia, da studenti di giurisprudenza si diceva col calesse del papà, con la diligenza del buon padre di famiglia.
dobbiamo operare con onestà e correttezza. Non possiamo lamentarci delle ruberie di Roma o di Firenze o di Trento o di dove. Dobbiamo curarci noi del nostro e magari fungere da esempio per gli altri. Ma dobbiamo assolutamente dimostrare che Cavalese sa essere all'altezza della fortuna di cui godiamo. Guardate che siamo fortunati, lo siamo tutti insieme, perché se viviamo in un luogo privilegiato dalla natura e valorizzato dalle fatiche dei nostri avi, lo siamo tutti insieme e tutti insieme abbiamo il dovere di trasmetterlo in eredità a chi viene dopo di noi. Però solamente attraverso un impegno leale, corretto e che emargini e marginalizzi gli approfittatori, possiamo ottenere questo risultato. Attenzione, perché abbiamo, come vi dicevo prima, degli appuntamenti e delle scadenze che sono impegnativi. I masi fungeranno da esempio, perché se nel tempo sono riusciti a garantire un rapporto di convivenza, di collaborazione con il capoluogo, bene, questo diventerà di esempio per quel processo di unificazione che sta nelle cose. Siccome siamo l'unico territorio che non ci ha ancora pensato o che non l'ha ancora dichiarato, state tranquilli che nel prossimo calendario la scadenza si proporrà. E se succedesse, per disgrazia, quello che è successo con le casse rurali, che si è saltati da una parte all'altra del territorio senza grande logica, commetteremo degli errori. Noi dobbiamo pensare di unire intorno al comune di Cavalese i comuni circostanti per garantirci anche dal punto di vista dell'immagine complessiva un rapporto nei riguardi del Principato Vescovile che sia di dignità, di qualità e di enorme possibilità di contrattazione. Questo è affare pubblico. L'ultimo richiamo che mi permetto di farvi per concludere l'intervento è quello che passa attraverso la necessità di essere testimoni di una programmazione. Noi non possiamo pensare di entrare in comune e accettare di fare un giorno una strada, un altro giorno una cosa. Non è così che si amministra. Dobbiamo avere una visione di progetto per il quale intervenire e garantire che ci siano opere che vanno fatte prima rispetto ad altre che si possono fare successivamente. Però bisogna avere un programma chiaro di che cosa voler far crescere Cavalese. Io credo che se pensiamo insieme ci accorgiamo che non abbiamo bisogno di grandi opere, noi abbiamo bisogno di far vivere le infrastrutture che abbiamo al meglio, garantendone la piena utilizzazione piuttosto che la precaria utilizzazione, che non fa altro che aumentare anche i costi pubblici, perché semplicemente mantenere il paracongressi senza utilizzarlo per quello che è stato costruito implica solo e semplicemente un costo sulla gobba di tutti noi. Noi dobbiamo farlo vivere, riempirlo, aumentare la presenza fuori stagione degli ospiti, dobbiamo assolutamente combattere e ribaltare quello che è successo. Non è possibile che si inventi la scusa della crisi economica che per uno strano motivo di contagio da malattia, da zecca, colpisce Cavalese, non colpisce Tesero, non colpisce Predazzo. Sono stati chiusi 29 esercizi commerciali durante la consiliatura appena finita. Può essere
la necessità di rivedere questo programma che passa attraverso un concetto di fare turismo che deve garantirci che non alziamo bandiera bianca. Noi non possiamo pensare che la nostra gente, i nostri figli vadano ad aprire delle attività commerciali che dopo un po' sono costrette a chiudere. Non possiamo rimanere nel ricatto dei costi di affittanza determinati dal valore delle rendite immobiliari. Dobbiamo aprirci ad un recupero anche edilizio per fare sì che il centro storico ritorni ad essere vivo. Dobbiamo recuperare anche nell'ambito edilizio, perché se manca la domanda esterna dobbiamo pensare di garantire lavoro all'edilizia agevolando la domanda interna e quindi recuperando centro storico e offrendo nel centro storico volumi utilizzabili per le giovani iniziative. Dobbiamo agevolare le iniziative giovani, dobbiamo cercare di abbattere al massimo il disastro della burocrazia, dobbiamo cercare di garantire che il servizio comunale sia per i cittadini, non a carico dei cittadini. Dobbiamo mettere la dipendenza pubblica al servizio della cittadinanza. Non è possibile avere 5 geometri e 6 ragionieri e 2 spazzini. Dobbiamo cercare un equilibrio che oggi non c'è. E se queste persone ci sono, dobbiamo utilizzarle al meglio, potenziando dove mancano e utilizzando al massimo e al meglio quelle che ci sono. Dobbiamo riuscire a crescere. Guardate, c'è un'ultima, io continuo a dire un'ultima, poi arrivo a mezzanotte, vi avviso. C'è un'ultima annotazione. Si collega assolutamente con quella che vi riferivo circa la disattenzione, chiamiamola così, della stampa nei riguardi della cancellazione dell'esercizio democratico del voto attraverso l'eliminazione di una lista, e che si chiama silenzio sul fatto più importante degli ultimi 70 anni di amministrazione di Cavarese. Negli ultimi 70 anni una sola volta era successo prima di questa che dovesse venire un commissario. A riprova dell'incapacità di sapere amministrare. Mi hanno ultimamente, sono abituato alle accuse, non è che mi facciano ritornare indietro o mettermi in ginocchio, ma mi hanno accusato di essere stato troppo irruente o aggressivo. Io penso che questi signori non siano nemmeno capaci di sopportare la critica politica. Che tipo di ingaggio potrebbero mai affrontare dovendosi confrontare all'esterno, magari con gli altri comuni, magari con le amministrazioni della comunità o della comunità di valle, che sono rette tutte da non cavalesani e quindi è indispensabile confrontarsi? Ma questa gente dove pensa di vivere? Che cosa pensa di fare? Che capacità ha di confrontarsi se non è capace di sopportare la critica politica? E la critica politica non è cercare di svillaneggiare o denigrare l'avversario, è di cogliere nelle incapacità, semmai, degli altri, gli argomenti per rendere più efficaci i propri. Ma voglio dire, se definisco amministrazione inadempiente quella uscita disastrosamente da questa ultima tornata, credo che si tratti solo e semplicemente di esercizio di critiche, tanto più che sono parole che non uso io, ne ho usate di ben diverse, ma sono semplicemente le parole scritte sul decreto di scioglimento dell'amministrazione del comune di Cavarese di data 6 maggio
2015, col quale si dice sindaco, giunta, consiglieri, tutti a casa, perché l'amministrazione è inadempiente in quanto non è riuscita nemmeno ad approvarlo. Negli ultimi 70 anni è successo per la seconda volta, è un fatto di gravità totale, dichiara l'incapacità di amministrare e vuol dire semplicemente una cosa in concreto, che l'amministrazione Belponer si era persa lungo la strada, non riuscendo a soddisfare nemmeno le richieste amministrative della propria forza, delle proprie componenti. Siamo arrivati al Consiglio Comunale nel quale è stato bocciato il bilancio con una situazione di 10 a 10 e i 10 consiglieri che hanno proposto di votare il bilancio a condizione di fare retromarcia su quella che era dichiarativamente una spesa folle, o quantomeno era stata da loro dichiarata come spesa non accettabile, non è stata accolta, con il risultato che è arrivato il commissario. Anche da questo punto di vista vuol dire che amministrativamente non ci siamo e non ci sappiamo fare, perché bastava ragionare in termini di mediazione e il bilancio sarebbe stato approvato. Così come, ed è l'ultima cosa che vi dico, è assolutamente impensabile che un'amministrazione possa progredire nell'interesse generale della sua popolazione, perché deve essere un'amministrazione che interpreta le esigenze della popolazione, non di qualcuno. E sono riusciti a raccontarvi che il PRG e le varianti del PRG sono state bocciate da questi signori per malanimo nei confronti loro, per una speculazione politica, per fargliela pagare, per esibire alla popolazione questo sfacelo di conflitto. Vi leggo i nomi di qualcuno di questi che del PRG bocciato dagli amministratori che mi fanno l'onore di sostenere la mia candidatura, erano invece le persone che beneficiavano di queste varianti e che, guarda caso, mi pare che siano candidati tutti dall'altra parte. Si chiamano Claudio Vanzo, l'ex capofrazione, quello che ha rivolto gli epiteti molto gentili alla Bruna dal Palù, per ben due iniziative. Tale Chenetti Mauro, lo conoscete, no? Quello del Garni, il signor Paolo Gilmozzi, i signori Arseni Ilario insieme a Rizzoli, la signora, la dottoressa Gilmozzi Patrizia, di nuovo Mario Rizzoli, il signor Gianni Chiodi. Potrei andare avanti con un elenco complessivamente ulteriormente indicativo di questi fatti, ma non si possono raccontare queste cose. Soprattutto non si possono raccontare queste cose quando si obbliga persone come me a svelarle. Regoletta della buona amministrazione, che si chiama far sapere, non è un optional, non è una questione che succede o che ci inventiamo per riempire il tempo del discorso, è un preciso dovere dell'amministratore essere trasparente, perché se mi dovrete giudicare perché dovessi concedere una deroga al piano di fabbrica a favore, ad esempio, della Sonia, quindi può darsi che non mi succeda. Comunque, se dovessi farlo,
se dovessi farlo dovrò non solo adeguatamente motivarlo, ma comunicarlo facendo il suo nome e cognome in maniera tale che tutta la popolazione lo sappia. Questo è amministrare, perché altrimenti può succedere che per far finta di amministrare si dica: signori, c'è la privacy, non vi posso dire chi riguarda questo tipo di intervento, e soprattutto devo dirvi che se votate contro questo intervento, che guarda caso avvantaggia solo i miei, dico io, badate che andrò in giro a dire che siete voi che rallentate l'economia del paese. Per favore, pensateci bene e votate bene.